Sono due momenti in questo anno di vita. Primo momento mi vede ancora insegnante e tanto fino al 31 marzo del 70, dal 1 aprile poi direttore didattico. Ma procediamo con ordine e con un senso di commossa nostalgia e di vivo rimpianto che mi accingo a scrivere le presenti note che sono le ultime della mia carriera di maestro. Fra qualche tempo, infatti, altri doveri ed altri compiti mi impegneranno. Sono però sicuro che perderò la gioia che per ben 19 anni mi ha accompagnato. Il 25 marzo del 70 mi arriva questo telegramma. Decorrenza 1 aprile, Vossignoria est nominata direttore didattico in prova et assumerà servizio Cerchiara di Calabria, provveditore novarese. Il 31 marzo del 70, in una festa d'addio, la compianta direttrice didattica Enrichetta De Marco mi dice quanto aveva di getto scritto, anzi, dandomi anche il foglio in ricordo, mi dice queste belle parole: con slancio sincero ed affettuoso si riunisce intorno a voi, professore paternostro. Arrivò il fatidico 1 aprile e me ne andai a Cerchiara. Il 19 aprile del 70, sulla Gazzetta del Sud, il maestro Antonio Romeo, di felice memoria, così scriveva: si è svolto, su iniziativa del direttore didattico, professor Luigi Paternostro, nel salone delle scuole elementari di Cerchiara di Calabria, un interessante convegno al quale hanno preso parte tutti gli insegnanti del locale circolo. Nel corso della riunione sono stati ampiamente trattati problemi di grande attualità e tracciato le linee essenziali per il regolare funzionamento della scuola. Prima dell'inizio dei lavori, gli insegnanti Leone della sede centro e l'insegnante Taranto hanno porto un saluto di benvenuto al professor Luigi Paternostro. Un gruppo di alunni, quindi, ha recitato in onore del direttore didattico alcune poesie. Subito dopo, il professore Paternostro ha ringraziato ed ha svolto il piano di lavoro dell'anno in corso, evidenziando gli adempimenti da seguire perché la scuola di Cerchiara si ponga all'avanguardia di tutte le altre scuole della provincia. E qui veniva tutto un ampio piano di lavoro presentato agli insegnanti di quel circolo. Il tema era problemi psicopedagogici dell'età scolastica. L'educatore guida offre, propone. È un lungo piano di lavoro che gli insegnanti di Cerchiara apprezzarono.
all'anno scolastico 70-71. A settembre di quell'anno convoco il collegio dei docenti e loro sottopongo alcune linee per attuare un piano di lavoro. È una relazione onerosa, ma voglio leggere solamente poche righe. Dalle visite effettuate alle classi del circolo, dalla lettura attenta, scrupolosa e ponderata di tutti i registri scolastici in possesso dell'ufficio, ho verificato che i piani di lavoro hanno bisogno urgente di modifiche e di aggiornamento. Quindi oggi e domani saremo qui per questo. A gennaio invece capitò che ebbe la reggenza del circolo didattico di Laino Borgo. Vediamo alcuni documenti fotografici relativi a questo anno scolastico.